decreto del governo contro il caro energia potrebbe vedere la luce addirittura già domani, 5-7 miliardi che sono destinati alle aziende. A 3 mesi dall'ultimo blackout generale, le 2 principali centrali elettriche, Zahrani e Deir Ahmar, rispettivamente nel sud e nel nord del Libano, sono state nuovamente chiuse per mancanza di carburante. Il Belgio trema, e non solo di freddo. È l'unico paese europeo a lanciare l'allarme consumi elettrici. Quest'inverno sarebbe a rischio blackout. Un esperto in gestione delle reti elettriche dell'Università di Liegi spiega. E se davvero non avessimo un'alternativa? Ciao ragazzi, benvenuti a tutti a questo nuovo video. A parte l'inizio del video, che è stato un po' troppo drammatico, in stile urban, soldiers o comunque prepper, oggi vi parlo di un'azienda molto bella, che è la Ecoflow, che mi ha contattato per poter provare e recensire i suoi prodotti. Non perdiamo tempo, ci abbiamo davvero tante cose da fare e iniziamo subito con spacchettare i ragazzi che ci abbiamo qui. Vi spiego tutto, facciamo un sacco di prove e adesso andiamo con la sigla. Partiamo subito dalla prima parte del prodotto, che eccolo qua, il bestione Ecoflow Delta 2 con le ricariche USB e fast charge è normale qui davanti, ma soprattutto abbiamo la possibilità di avere USB di tipo C e di ultima generazione con ricarica veloce. Dietro invece abbiamo 4 uscite Schuco, quindi tipologia tedesca, quindi abbiamo la 220 direttamente. Come potete vedere da questi pulsantini che noi abbiamo sia sul davanti, sulle USB che sul dietro, possiamo spegnere o attivare le uscite, e la stessa cosa la possiamo fare anche con lo smartphone, con l'applicazione che dopo vi farò vedere, che è veramente una figata. Qui sulla parte sempre posteriore e superiore del Delta 2 Pro abbiamo le due tipologie di ricarica, che sono davvero una figata. La prima tipologia è quella classica con il cavetto che si collega direttamente alla presa di casa, ok? Ma la seconda è quella che ci piace più di tutti, e cioè ricarichiamo l'Ecoflow Delta 2 in maniera sostenibile. Come? In che modo? Con il super pannello portatile che mi hanno inviato, con tutta la cavetteria, da 220 volt. È uno spettacolo, è una figata, anche perché questo è l'unico modello che è double face. La sua custodia diventa anche modalità di predisposizione per il pannello, ma la figata in assoluto qual è? È che è double face. Se abbiamo una giornata come quella di oggi, che è un po' nuvolosa, un po' uggiosa, basta girare il pannello, come adesso vi farò vedere, e il pannello praticamente si alimenta dalla luce ambientale e non dal sole diretto. Invece girandolo dall'altra parte abbiamo la possibilità di far ricaricare l'Ecoflow Delta 2 direttamente con la luce solare. La Ecoflow mi ha inviato anche il kit completo, che significa Ecoflow Delta 2, pannello da 220 volt double face e, non per importanza, ma come ultima cosa, una ulteriore batteria supplementare che si mette sopra l'Ecoflow principale
in questo modo, e così noi abbiamo la nostra Power Station. Qual è il progetto? Il progetto è quello di rendermi autonomo, se non al 100%, ma quasi, con EcoFlow Delta 2, pannello da 220 e i due bestioni. Adesso vi faccio vedere anche all'interno di ogni prodotto i suoi accessori, kit, modalità di collegamento. È tutto plug and play, è una figata, è facilissimo. Partiamo subito che non vedo l'ora. Apriamo subito il pannello da 220 volt, è davvero una figata, è molto imbottito. E praticamente che cosa succede? Che il pannello stesso, la parte interna, è rigida e diventa parte integrante della, per tenere stabile il pannello completo. Questo è il pannello completo. Come potete vedere è double face. Andiamo a vedere in questo momento come è fatto il pannello. Il pannello, questo davanti, è per l'arrivo del sole direttamente. Invece la parte dietro, come potete vedere, è double face. La parte dietro ha un'altra tipologia di segmentazione, se così si può dire, o comunque di disegno, ed è progettata proprio per invece la luce ambientale. Di fianco abbiamo gli attacchi del pannello direttamente, per collegarlo direttamente alla batteria principale, all'EcoFlow Delta 2, ok? Ecco, una cosa importante è che il pannello con i cavi, ovviamente con i suoi O-ring, sono impermeabili, l'EcoFlow no. All'interno delle confezioni ci sono questi piccoli moschettoni che serviranno per collegare il pannello. Adesso vi faccio vedere come si collegano. I vari attacchi, quindi la cavetteria, questo è quello più importante perché è il cavo che va dal pannello stesso alla macchina EcoFlow, ok? E poi qui dentro, nell'altro pacchetto, tra l'altro devo dire ben curati in tutti i dettagli, abbiamo le altre due tipologie che ci possono interessare, ma tanto quanto comunque ci sono. Questa è quella più importante, cioè che è l'attacco per ricaricare EcoFlow Delta 2 direttamente dalla corrente di casa. Questo qui è ti dà la possibilità di poterlo ricaricare invece dall'auto, quindi classico accendisigari. Colleghiamo i pannelli, vi faccio vedere come si collegano e vediamo quanto iniziamo a sviluppare. Un'altra figata assoluta è proprio questa. Sulla batteria supplementare che ci abbiamo in dotazione abbiamo questo pannellino che si apre. Guardate dentro, tra l'altro, quanto spazio c'è, ci possiamo mettere anche qualcos'altro, ma qui dentro abbiamo che cosa? Un cavo gigantesco che non fa altro che collegare la testa, quindi la memoria dell'EcoFlow, ha quest'altra batteria e quindi ci permette di avere veramente una lunghissima durata. Ok, vediamo subito intanto cosa stiamo ricaricando. Stiamo utilizzando praticamente tutte le prese USB normali, USB fast charge e USB tipo C, quasi tutte.
ne manca una sola. Praticamente stiamo ricaricando un primo power bank, le batterie della telecamera che stanno andando, un altro power bank e anche il cellulare di mio figlio. E questo qui, che è una figata, ve ne parlerò più avanti, non è altro che un scaldamani ricaricabile. Una figata. La cosa bellissima è che possiamo controllare tutto quanto assolutamente anche dal cellulare. L'applicazione è compatibile con tutti i telefoni iOS e Android. Apriamo subito l'applicazione EcoFlow di Davide, ci clicchiamo sopra e qui possiamo vedere in tempo reale tutti i consumi, o comunque possiamo vedere tutto quello che meglio crediamo. Ok, abbiamo ancora 42 ore, vediamo un attimo se ci clicchiamo qui, perfetto. Qui vediamo il Delta 2 che sta al 97% e la sua batteria che sta al 98%, abbiamo ancora 62 ore e 39 ore su quell'altra. Poi possiamo vedere l'uscita e, come vi dicevo, possiamo attivare o spegnere tutte le prese, basta cliccarci e abbiamo spento tutto. Basta ricliccarci e riaccendiamo tutto e infatti potete vedere che si accende adesso la luce. Partiamo adesso con le prove più durette, e cioè macchinetta del caffè, perché sapete che io in ogni mia uscita che faccio, anche se adesso sono a casa, comunque il caffè lo prendo lo stesso. Ventilatore, oggi non è ottimale il tempo, anche perché sta iniziando a piovigginare, ma va bene lo stesso. Proviamo e testiamo la potenza di EcoFlow Delta 2 e tutto il resto che è già collegato, che vi ho detto prima, due power bank, le batterie della fotocamera, il cellulare di mio figlio, lo scaldamani che, essendo collegato alla fast charge, già stiamo a due tacche, quindi praticamente si sta ricaricando molto velocemente. E partiamo, accendiamo la luce, una figata ragazzi, bam, luce accesa. Accendiamo il ventilatore, mettiamo al numero 1 e via. Fantastico. Velocità numero 2, ci siamo. Velocità numero 3, una figata. Prova assurda, abbiamo collegato il phone, quindi che è quello che ha l'assorbimento assolutamente più forte rispetto a tutti gli altri elettrodomestici, quindi vi ricordo che abbiamo tutto ancora collegato. Macchinetta del caffè, adesso faremo il caffè, lampada, power bank vari, ricariche, cellulare e tutto quanto. E adesso prova assolutamente assurda, ovviamente a temperatura caldissima. Ok, vai, livello 1. E livello 2. Assurdo, e stiamo consumando in questo momento, con tutto quanto collegato, 1071 watt. E adesso ultima prova, il caffè. Quindi macchinetta del caffè, ovviamente elettrica in questo caso, ma vediamo se ancora con tutto quanto collegato, phone compreso, parte anche la macchinetta del caffè. Facciamo la prova. Il caffè siamo riusciti a farlo con EcoFlow. Ho in mano un foglio con due dettagli che voglio e devo darvi assolutamente, perché sono davvero importanti.
ripeto, c'è ancora tutto quanto collegato. Come potete vedere, sta regolarmente ricaricando tutto quanto alla grande, e qui segna ancora 30 ore di sufficienza energetica. Abbiamo consumato circa il 1,5% della energia accumulata. Nel frattempo stanno entrando, tramite il pannello bifacciale, stanno entrando 12 watt. Ovviamente è pochissimo, ma tenete in considerazione che in questo momento è completamente nuvoloso e cade giù anche qualche goccettina di pioggia. Ok, allora, due dati fondamentali: ricarica C più veloce da 0 a 80% in 50 minuti e da 0 a 100 in 80 minuti, quindi collegandolo alla corrente elettrica di casa. Ricaricate tutto e ve lo portate in giro: da 0 a 80% in 50 minuti e da 0 a 100 in 80 minuti. Figata. Ricarica solare più veloce, pannello da 220 volt bifacciale, fino a un massimo ingresso di 500 watt dell'EcoFlow Delta 2. Cosa importante da dire, che l'EcoFlow Delta 2 ha 3000 cicli di vita, praticamente infinito, cioè nel senso, voi potete ricaricarlo, noi possiamo ricaricarlo per 3000 volte. L'azienda lo garantisce per 10 anni. All'interno della confezione avete anche ovviamente il libretto di istruzioni, anche in italiano e in altre lingue, ma soprattutto avete la garanzia di 10 anni. Connessione wifi, bluetooth, e posso controllare e vedere tutto, i consumi, o addirittura, cosa ancora più figa, spegnere o accendere le varie prese, le USB, le prese Schuco dietro e quant'altro. Vi do due informazioni: uscita CA di grandi dimensioni, quindi l'uscita CA fino a 1800 watt consente di alimentare oltre il 90% dei nostri elettrodomestici. In alternativa possiamo collegare fino a 13 dispositivi contemporaneamente. Ecco, la cosa più importante è che il Delta 2 evita il sovraccarico dei dispositivi e possiamo raggiungere la massima potenza fino a 2400 volt grazie alla tecnologia X-Boost. Capacità espandibile dell'unità Delta 2, che è questo, come abbiamo fatto con la batteria in ausilio che ci ha mandato in più l'azienda, ed è davvero una figata. Prezzo. Ok, i prezzi non sono bassissimi, ma bisogna vederlo come un investimento. Penso agli ambulanti che oggi devono prendere il generatore, che sia benzina, che sia diesel, fa una puzza enorme, un casino enorme, e comunque consuma tanto gasolio quanto benzina. I prezzi oggi sono alle stelle e lo sappiamo. Con Delta 2, l'EcoFlow Delta 2 oggi in promozione fino a fine settembre 2022 costa 1199 euro, la batteria supplementare costa 7,99 e il pannello bifacciale da 220 volt, come questo qui che ho io, costa 5,99. Il kit completo che vedete qui in questo momento vi viene un totale di 2600 euro. Ok, comoda ricarica per il Delta 2 e la batteria supplementare si ricaricano e si scaricano in contemporanea, ed è possibile ovviamente ricaricarli insieme tramite i pannelli solari portatili, uscita CA oppure lo smart generator. Tramite lo smart generator è facilissimo. Vi ho fatto vedere come si collegano le due batterie. In questo momento continua ad essere tutto regolarmente collegato, anche l'impianto di casa e il giardino. Che dire, ragazzi, è davvero una figata, soprattutto in questo periodo
grandi problemi mondiali, internazionali, questa potrebbe essere una soluzione alternativa, non completa al 100%, ma comunque ci può dare una buona indipendenza, diciamo al 50%. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, se non siete iscritti al canale iscrivetevi al canale e noi ci vediamo ad un prossimo video. Vi lascio tutte le informazioni sotto alle informazioni del canale e soprattutto vi lascio i link per l'acquisto del prodotto con un piccolo codice sconto che è stato riservato a me. E io ovviamente lo concedo a voi. Ci vediamo al prossimo video e vi lascio una piccola clip realizzata proprio per Ecoflow. Ciao!